Salve a tutte e tutti, care amiche ed amici che mi seguite, qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan. Il tema del giorno sarà questa storia delle palme a Piazza del Duomo a Milano. Non ho fatto un video tempestivamente sull'argomento quando è scoppiata la baraonda, quando è scoppiata la gazzarra, ma hanno riproposto così a lungo il tema che non mi posso sottrarre dal fare un video, perché è veramente incredibile, è qualcosa di surrealista, come nei film di Federico Fellini, qualcosa di assurdo. Di per sé può essere di dubbio gusto mettere delle palme nella Piazza del Duomo a Milano, ma non è questo il punto. Già da più di 16 anni molti commerci, molte attività commerciali, molti negozi, molto indotto commerciale del terziario, molte piccole, medie e grandi industrie stanno chiudendo i loro battenti. A Milano c'erano un sacco di bar e di caffè. Noi italiani, modestamente, di caffè ce ne intendiamo, tanto al sud come al nord. Ne prepariamo di tutti i tipi, alla napoletana, al caffè espresso all'italiano, vabbè, di tutti i tipi, insomma. Ma ci abbiamo proprio bisogno che questa Starbucks venga in Italia a aprire delle succursali e faccia questa pagliacciata di fronte al Duomo di Milano, mettendo delle palme per sponsorizzare il suo locale? Che poi io mi dico, che cos'è questo Starbucks? Ci mettono crema di noccioline, crema di cacao, fanno dei centrifugati, non sono dei cappuccini, non sono neanche dei francescani, ma sono non so delle cose strane. Sono delle cose stranissime, dei centrifugati, degli sbattuti. Ma uè, dove è andato a finire il gusto per il vero caffè all'italiana? Che poi comunque la colpa è anche di noi italiani, che magari andremo, perché ci rifilano delle americanate a un prezzo molto basso, ci andremo a comprare questi Starbucks a meno del costo di un caffè. Ma vuoi mettere un vero espresso all'italiana con un centrifugato da un quarto di litro, con crema di arachidi, con tutte queste, addirittura arricchito con sapori artificiali alla mora, alla fragola, alla banana, al cetriolo? Cosa avrebbe detto Totò? Cosa avrebbe detto Peppino De Filippo del cappuccino all'americanata? È veramente un qualche cosa da non ridire. Poi hanno fatto mettere le palme a Piazza del Duomo per promuovere la loro attività commerciale, perché dicono che portano lavoro,
Ma tutti i bar che nel frattempo hanno chiuso e continueranno a chiudere, grazie a queste multinazionali, dove li mettiamo? Dove mettiamo tutti i baristi rimasti disoccupati? Tutti i gestori di bar? Magari loro si portano il caffè americano e le marche italiane dove sono andate a finire? Magari già da tempo ce le hanno comprate gli stranieri. E quindi noi ci lamentiamo che perdiamo posti di lavoro, che perdiamo industrie, che perdiamo fabbriche, che perdiamo comparti industriali, che perdiamo piccole e medie imprese, che perdiamo, non ci scordiamo che anche i bar sono delle imprese, che perdiamo posti di lavoro, che perdiamo qualificazione professionale. Che perdiamo baristi, che perdiamo bar, che perdiamo locali, che perdiamo consumo interno. Certo, poi ci vengono questi Starbucks, queste compagnie dall'estero a insegnarci a noi come bere, come preparare e bere il cappuccino con la cannuccia, come se fosse un frappè. Ecco il termine che non mi veniva. Questi Starbucks sono fanno del cappuccino un frappè. Io ho visto qualcosa in internet. Fanno un cappuccino che è più caffè latte. Poi ci mettono delle schiume di arachidi, di fragola. Centrifugano tutto come in un frappè e ci mettono quelle perline di zucchero colorate e le noccioline, pezzetti di cioccolato. Ma a voi vi sembra quello un cappuccino? Quello è un frappè. Quindi io non sono contrario alle palme nella piazza del Duomo di Milano, ma sono contrario a ciò che rappresentano, un colonialismo culturale di una multinazionale che ci fa chiudere i bar a Milano e in Italia per venderci a noi italiani l'espresso, il cappuccino e il caffè. Ma quanti saranno quelli che in nome del risparmio o della novità, perché bisogna essere aperti al nuovo, andranno in questi locali trascurando i bar nostrani e facendoli chiudere. Poi magari molti di loro si lamentano perché non hanno occupazione. Tu non vai al bar, il garzone del bar non va nel negozio di frutta e verdura, chiude e quello che lavorava in frutta e verdura non va a comprarsi il cellulare, vanno nelle multinazionali, nelle catene internazionali di negozi. Quindi tutti i locali chiudono poco a poco perché tutti vanno a comprare in queste multinazionali, in questi negozi stranieri. Io mi scuso, care amiche ed amici, con tutte e tutti voi, se in questo video non saluterò esplicitamente nessuno, perché primo non mi ricordo i nomi. Secondo, come potete vedere, piove, fa freddo. Non ho portato i pizzetti con i nomi di nessuno e quindi non mi ricordo chi dovevo salutare ultimamente, perché in un programma di Spreaker ho salutato molta gente, però c'è sempre qualcuno che vuole essere salutato da me. Comunque, questo è stato il mio pensiero sulle palme nella piazza del Duomo di Milano. Purtroppo il progresso è inarrestabile, hanno tentato di incendiare una palma, neanche ci sono riusciti, perché il male in sé non è la palma. Il male è che faranno chiudere tutti i caffè in Italia e i bar per mettere questi locali di multinazionali e fare perdere la vera identità del caffè italiano con questi imbastardimenti.
Allora mi scuso a tutte e tutti quelli che avevo promesso di salutarli con un video, ma è possibile, visto che sono miei amici di Facebook, che io li tagli quando pubblico in Facebook il video? Quindi è come se vi menziono nel video o no? Fatemi sapere. Io quando pubblicherò il video in Facebook, vi taggerò uno per uno. Mi sembra che si possono mettere 10 tag, qualche cosa del genere, o di più. Beh, senza altro da aggiungervi, per non essere ripetitivo, non dico monotono, perché se mi seguite non mi considerate monotono. Però peccato che non ho parlato prima del tema, perché magari avrei avuto molte visualizzazioni appena scoppiato lo scandalo. Io già pensavo queste cose che vi ho detto, però non ho voluto battere il ferro finché era caldo, perché io non mi voglio approfittare della curiosità della gente. No, veramente avevo altro a cui pensare, a girare. Comunque, come vedete, piove e il vostro amico Sant'Enchan, con la nebbia e la foschia, con la nebbia e la foschia me ne torno a casa mia. Non c'è magari molta nebbia, non c'è foschia. Comunque fa rima, come diceva Beluschi, no? Allora piove, piove tantissimo. Vi ringrazio di seguirmi, vi saluto. Con la nebbia e la foschia me ne torno a casa mia. Al prossimo video. Non vi ho potuto menzionare quelli che mi hanno chiesto di menzionarli, ma taggerò la pubblicazione in Facebook. Arrivederci e grazie.